Riscatto immediato, vittoria importantissima per il Milan di Stefano Pioli nel terzo anticipo dedicato all'ottava giornata di campionato. Un finale clamoroso, un finale incredibile, dalle mille emozioni al Castellani, alla fine decide uno straordinario Rafael Leão, gol e assist per l'ultimo MVP del campionato, per il miglior giocatore dello scorso anno, per il talentuoso attaccante lusitano. Gol e assist anche per un ritrovato Ante Rebic. 3 gare, 3 gol per l'attaccante croato, che non andava a segno dallo scorso 14 agosto. Era la prima giornata di campionato a San Siro contro l'Udinese di Andrea Sottil. Il Milan, nel giorno delle assenze da parte di Theo Hernandez e di Mike Maignan del pacchetto difensivo, con Theo infortunato nel big match contro il Napoli, Mike Maignan infortunato in National League con la sua Francia. Ragazzi, nel giorno degli infortuni di Saelemaekers, di Calabria e di Kier, tanta sfortuna continua, la sfortuna in a casa rossonera, ma il Milan con il cuore, oltre l'ostacolo, con una grandissima prestazione di cuore, ma anche di sostanza, perché alla fine dei conti subire un gol al 90esimo su calcio di punizione, una traiettoria imparabile, imprendibile per Tatarassanu, che come lo scorso anno è stato messo nella mischia per andare a sostituire l'ex portiere della Lille. Tatarassanu, che non poteva farci nulla sulla punizione vincente di Bairami dopo i 6 gol e i 6 assist lo scorso anno, ecco il primo sigillo sotto la gestione tecnica di Paolo Zanetti, che lo sta tenendo più spesso in panchina. Entra in gara in corso, ma quel pallone lo calcia e lo spedisce oltre l'estremo difensore rumeno per il gol del momentaneo 1-1 al 90esimo. 4 minuti di recupero, il Milan ci crede e su una sponda aerea di Radek Krunic, entrato per l'infortunato Saelemaekers, ragazzi, la risolve Fode Ballo Touré, l'ex terzino sinistro del Monaco, alla sua 12esima presenza in campionato, sigla così il primo gol nel nostro campionato in Serie A. È il gol che fa esplodere il settore ospiti, è il gol che consegna questa partita, i 3 punti al diavolo, al Milan di Stefano Pioli. E poi in contropiede sull'asse Ante Rebic, Rafael Leão, pallonetto vincente a battere un straordinario, un impeccabile Guglielmo Vicario, che aveva negato la gioia della rete proprio a Leão all'ottavo minuto su sponda di De Ketelaere. Una prestazione in chiaroscuro per l'ex trequartista del Bruges. Da sottolineare una traversa per il Milan al 59esimo su un calcio di punizione di Olivier Giroud, una grande chance sul cross da parte dello stesso Leão al 6esimo con il tentativo, con l'attacco dell'attaccante transalpino. Milan pericoloso sull'asse De Ketelaere, Leão all'8esimo, grande risposta con il piede, con il piede di richiamo mi verrebbe da dire, da parte di Guglielmo Vicario, che ha salvato a più riprese il l'Empoli, la retroguardia toscana nel corso della prima frazione. È un Milan che crea ancora con uno scatenato Rafael Leão sull'asse Leão Saelemaekers al 21esimo. Da segnalare comunque anche il tentativo di Saelemaekers prima con un'azione personale, prima di uscire, di lasciare il posto a Krunic per l'infortunio. Esce anche Calabria nel corso del primo tempo, quindi tanta sfortuna ancora per il diavolo, per una Milan che però non si convince nel corso del secondo tempo. Il tentativo dalla distanza di Marin, è entrato al posto dell'infortunato Grassi nel corso del finale del primo tempo, chance anche per Stojanovic. È un Empoli che ci crede, è un Empoli che crea diverse occasioni da rete, ma che alla fine su una
su un eroe difensivo dopo la traversa di Olivier Giroud da una rimessa laterale. Leao, pescato, Leao che è abile a servire Rebic sul secondo palo, bravo attaccante croato a controllare e a battere Vicario per il gol del vantaggio rosso-nero all'80esimo. L'Empoli non si disunisce, l'Empoli pareggia i conti direttamente dal calcio piazzato con la traiettoria vincente firmata Bairami, ma poi capitola nella finale, prima con il sinistro su spugno di Krunic firmato Ballo Torre, l'uomo che non ti aspetti, e poi in contropiede ci pensa con il pallonetto vincente che vale i 3 punti, che vale la classica, la più classica vittoria scudetto, firmato Rafael Leao. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.